sarà uno degli eventi più sicuri dei nostri tempi. In ogni modo, la sicurezza è la priorità di questi mondiali di calcio e il Brasile a questo fine ha stanziato quasi 600 milioni di euro. In attesa di centinaia di migliaia di turisti, il piano messo a punto non trascura i dettagli per contrastare possibili e probabili scontri tra le varie tifoserie, ma anche attacchi più consistenti. Al momento a preoccupare le autorità sono principalmente le manifestazioni. L'anno scorso lo Stato di Rio de Janeiro si è dotato di un centro di comando e controllo che vanta apparecchi altamente tecnologici, telecamere, captori audio, macchinari di geolocalizzazione, un Big Brother che corre in aiuto dei mondiali 2014. Abbiamo un'unità d'emergenza nel nostro centro di controllo. Se succede qualcosa di strano, qualcosa sfugge al controllo, siamo in grado di radunare in fretta i responsabili della sicurezza del settore e reagire. Che attitudini saranno tomate? Quali saranno le azioni da essere tomate perché quella crisi sia debellata? In questa sala di controllo gli schermi creano una parete larga 17 metri. Sono collegati a 3.000 telecamere che permettono di seguire la situazione in tempo reale. 157.000 militari saranno dispiegati nelle 12 città che ospiteranno le partite. 20.000 vigilanti, 1.800 per ciascun match, saranno presenti negli stadi. 100 poliziotti di 40 paesi diversi daranno manforte all'intelligence brasiliana. La possibilità di un attacco terroristico è considerata remota, ma il paese ha comunque rivisto il protocollo di prevenzione e combattimento. L'esercito dispone di un nucleo di difesa chimica e nucleare. Non sono mancate le simulazioni, come l'esercitazione di fine maggio nel metro di Rio de Janeiro contro un attacco nucleare. Sabato scorso è stata invece simulata l'evacuazione dello stadio di Maracanã, che vedrà disputare la prima partita dei mondiali il 15 giugno. Si tratta di Argentina-Bosnia.